Ok, il video che tu vuoi. Poi tutti gli altri, un ringraziamento va per tutte le persone che fanno parte della giuria, per il nostro amico Nino Abruscato che sta facendo tanto appunto per l'organizzazione. Un saluto va anche per gli altri organizzatori, per gli altri collaboratori che ci hanno aiutato moltissimo, i marinai della Capitaneria di Porto che hanno fatto da scorta alle ragazze per farle arrivare appunto fin qua. L'altro collaboratore che devo ricordare, anche lui ideatore con me, Antonello Bisesi, che anche lui qua in spiaggia, che ci ha aiutato moltissimo in questa manifestazione anche negli anni passati. Ecco, intanto che i consiglieri prendono posto, aspettiamo ancora il risultato finale del punteggio appunto che la giuria ha dato, sia per quanto riguarda le gare di ballo, la gara di ballo appunto che si è svolta, e sia per quanto riguarda anche le miss appunto, le ragazze che vedete qui alle mie spalle. E allora ancora si sta conteggiando un altro poco. Ecco, io nel frattempo, assessore Fantauzzo, potremmo anche dare il trofeo che il cavalier Vincenzo Nobile ha portato da Rovigo per l'amministrazione comunale. Ecco, se possiamo preparare anche quest'altra premiazione, la facciamo pure, in modo tale da colmare così questo tempo che sta mancando appunto per avere i risultati finali delle giurie. Ecco, se arriva anche il trofeo messo a disposizione appunto per il comune, per il consiglio comunale di Termini Imerese, lo daremo anche, e quindi faremo tutte queste premiazioni. E allora, dunque, Tiziana, chi vince secondo te? Daniela. Non lo so. Daniela. Non lo so. La ragazza con il costume nero, il fiocco. Rosy? Daniela. Campionato interregionale, risultati e classifica della 25esima giornata. Acerrana Frosinone 1-1, Arzanese Marino 1-0, Casale Sora 1-0, Marsala Real Aversa 1-1, Mazzara Ercolano 4-1, Portici Isola Liri 2-0, Termitana Policassino 1-0, Terracina Fragolese 1-1, Trapani Folgori 4-2, Sora 38 punti, Trapani 34, Marsala 31, Mazzara Marino ed Acerrana 30, Isola Liri 27, Folgore 26, Frosinone 25, Terracina e Arzanese 23, Real Aversa, Casale, Portici 22, Policassino 21, Termitana 20, Fragolese 17, Ercolano 9. Al decimo posto noi daremo ai partecipanti un portachiave per ogni persona, quindi due portachiave a coppia. Per coloro che hanno partecipato, ringraziandoli, siete stati tutti bravi, però è giusto che avete un ricordo tutti. Quindi ora, man mano che io vado chiamando le coppie che sono state, diciamo, non eliminate, ma hanno avuto un punteggio inferiore alle prime tre classificate, daremo semplicemente i portachiavi, li darò io. I premi, primo, secondo e terzo, poi sarà compito dell'amministrazione a darle. Amareggiato, più che amareggiato sono sconcertato da ripetersi di determinate situazioni. Oggi è una partita, sì, la Termitana ha fatto la sua buona gara, giustamente, l'ha messa su ritmi che stavano più bene, noi abbiamo fatto la nostra, abbiamo avuto le nostre occasioni da gol, anche abbastanza limpide, forse più limpide di quelle della Termitana, però noi giochiamo sempre 11 o 12 o 13 contro 16, non c'è niente da fare, perché dall'inizio dell'anno ormai torna a ripetere tutto, e non vorrei neanche farli io questi discorsi, perché tanto non servono niente. La Policassina è stata programmata che deve retrocedere, e deve andare così, perché non è possibile che noi di andare abbiamo fatto 20 punti strasudati e strameritati, perché non siamo nessuno, siamo una squadra di Gioni, siamo una squadra Cenerentola, siamo una squadra di veri dilettanti, perché c'è gente che lavora la mattina per allenarsi il pomeriggio, e questa forse l'unico che vuole fare il professionista di questa squadra sono io. Abbiamo anche una nuova attrice, se così possiamo anche dire, e questa esperienza tra la scuola e il teatro, come la stai vivendo? Io penso che sia un'esperienza interessante,
cioè l'ho trovata interessante perché credo che bisogna farla, cioè è bellissimo dietro le quinte la tensione che si ha prima di entrare, cioè lì per lì si è spaventati, però poi quando finisce si pensa che proprio quella tensione è il momento più bello. E, comunque interessante. Da questa commedia appunto del professore Nicola Lobianco, che ha scritto e ha tra l'altro anche diretto, c'è anche qualcosa che può essere da esempio anche per la vita? Sì, penso di sì. A parte il testo che è interessante, anche cioè, qualcosa da il fatto che tutti noi ragazzi ci siamo impegnati, e almeno da quello che ho sentito i commenti, perché non è la prima volta che la mettiamo in scena, proprio da qualcosa, il fatto che si percepisce proprio il, cioè, l'intento da parte di noi ragazzi, tutto, cioè, ci mettiamo tutto noi stessi, e sì, questo viene apprezzato moltissimo, ma anche il testo per i temi che affronta, anche il professore l'ho già detto, sono attuali e cioè, colpiscono anche la recitazione che non si ferma mai, cioè continua sempre, coinvolge, è breve sì, però coinvolge quel poco tempo che dura. Storica, giunta quest'anno alla sua quarta edizione, è stata presentata nel corso di un incontro con la stampa l'8 ottobre scorso nella splendida cornice di Villa Amalfitano. A rendere note le caratteristiche dell'importante manifestazione madonita ci ha pensato il dottor Lucio Messina, presidente dell'Automobile Club Palermo, coadiuvato dal professor Nino Vaccarella, indimenticato vincitore di ben 3 targhe Florio e ora delegato XAI. La più ghiotta novità di quest'anno è senz'altro l'acquisizione del titolo europeo Rally, e da questa scaturiscono tante altre novità resesi necessarie per adeguare la gara ai regolamenti internazionali. La vecchia targa Florio si è infatti disputata su 2 tappe, la prima con partenza da Palermo ed arrivo alle tribune Cerda, dove fra l'altro è ubicato il quartier generale della gara, e la seconda su 3 giri del piccolo circuito delle Madonie, suddiviso in 13 prove speciali più 2 riordini ed un parco assistenza. 124 gli iscritti alla gara in rappresentanza di 7 paesi europei, ma sono solo 111 coloro che si sono presentati alle verifiche, effettuate quest'anno, ed anche questa è una novità, presso i capannoni della Fiera del Mediterraneo. Le defezioni di maggior rilievo sono quelle di Pietro Silva, già vincitore della targa storica dell'88, e di Guaite Macchi, impossibilitati a disputare la gara per imprecisati motivi di lavoro. Tra i favoriti troviamo quindi i vari Anficar, Spadafora, Apache, Zambelli, Pilot, Perego, Zanchi, Oprey, ed a tenere senz'altro in considerazione anche alla guida di una piccola Alfa Romeo GTA 1003 l'elvetico Loris Kiesel, ex pilota di Formula 1 degli anni 80. Ma ascoltiamo dalla voce di alcuni protagonisti le loro dichiarazioni. Sarebbe la prima città d'Italia che si meccanizza. Palermo non è la prima città d'Italia che si meccanizza, comunque come dimensione, diciamo, è uno dei grandi uffici che arrivano alla meccanizzazione tra i primi, naturalmente con tutti i problemi che questo comporta. Tanto più grande è l'ufficio, quindi tanto più complessa la gestione dei dati, tanto più è una sfida, e io sono lieto che questa sfida sia stata affrontata con grande energia, con grande capacità, con grande entusiasmo.
entusiasmo da parte dell'amministrazione finanziaria e devo dire che ha raccolto molta simpatia e molta collaborazione da parte delle categorie professionali. Questo convegno di oggi organizzato dai notai del Collegio di Termini Imerese significa che c'è, e noi abbiamo potuto cogliere l'obiettivo che ci eravamo posti, c'è una grande collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e gli utenti. È facile criticare, è molto più difficile fare, e fare significa mettere insieme le energie per affrontare i problemi che non possono mancare. Certamente tutto ciò che è nuovo comporta dei problemi, ma con la intelligenza e la volontà questi problemi si possono risolvere. Io credo che saremo in grado di dare un servizio migliore agli utenti e soprattutto un servizio che avrà una qualità probatoria molto più significativa, una rapidità, quindi consentirà ai cittadini da un lato di recuperare tempo, dall'altro lato di avere certezze maggiori sulla proprietà immobiliare del nostro paese. Perché questo? Perché l'Italia di oggi è diversa dall'Italia del 1944-45. Quando noi abbiamo scritto la Costituzione della Repubblica non c'era la Comunità Europea, che è venuta 10 anni dopo. Quindi abbiamo un gran bisogno adesso che questa Europa diventa molto più operativa, a chiarire bene quelle che sono le funzioni della comunità, quelle che sono le funzioni del centro, quelle che sono le funzioni delle regioni, delle province, dei comuni, il tutto con un modo molto più agile, molto più rapido, perché altrimenti gli altri nella concorrenza ci sopraffarrebbero. Ok, il video che tu vuoi. Ecco Tiziana, prendi un po' il tuo posto, grazie maestro. Ecco la Tiziana, metti un po' più avanti, fatti un po' vedere dalla giuria che sta lavorando anche per voi. Eccola qua Tiziana, Indorante Santina, Ina Iannelli. Aspetta Ina. E allora ecco Ina, ecco avvicinati Ina, così Vincenzo del Fotovideo K può fare le sue foto. Vi ricordo lo studio fotografico in via Belvedere. Intanto chiamiamo anche Curreri Rosi. Eccola qua, Rosi, anche tu pronta per la foto, ricordo. Poi abbiamo Fiore Grazia, eccola qua, sembra che gioca in casa la nostra Grazia. Grazia, il tuo posto. E allora poi abbiamo Biancone Raffaella, eccola qua la nostra Raffaella, anche lei candidata. Ecco, andiamo avanti con Gianforte Daniela, eccola qua vicina di Daniela, così avvicinati, facciamo la foto per quanto riguarda appunto questa serata. Mirici Cappa Cinzia, eccola qua Cinzia. Chiamiamo adesso Cappuzzo Francesca, eccola qua, anche per lei la fotografia in costume, in due pezzi. E poi Demma Rosalba, la decima ragazza appunto, eccola qua. Rosalba, anche per te la foto, ricordo. Sono state chiarite ancora le cause, non sono state ancora chiarite, scusate, le cause del crollo, anche se si ipotizza una fuga di gas dai fornelli della cucina. Rocca Palumba, sorgerà in Contrada Pizzuta un nuovo stadio comunale dotato di ampie tribune, spogliatoi ed altri servizi igienici. Il costo dell'impianto ammonta ad 1,5 miliardi concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti. Adesso per concludere una notizia di sport, calcio. Per la 31esima giornata del campionato interregionale, domani la Termitana affronterà in trasferta il Portici, squadra che la appaia al quintultimo posto in classifica a quota 25.
Indubbiamente si tratta di una gara a spareggio, unico risultato utile alle due formazioni è infatti la vittoria. I campani nei giorni scorsi hanno allontanato molti calciatori insoddisfatti del loro rendimento e saranno privi degli squalificati Micillo e De Masi. Nella Termitana assenti Rose e Musumeci, entrambi appiedati dal giudice sportivo, e per un turno mancheranno probabilmente gli infortunati Tramontana e Cannavò. Quasi sicuramente Vullo utilizzerà sin dall'inizio qualche giovane dell'Under 18. Con questo noi concludiamo la nostra edizione flash di Oracolo Notizie. Vi auguriamo una buona giornata e un buon proseguimento dei nostri programmi. Ovviamente grazie per il gentile ascolto. Ok, il video che tu vuoi. Io, chi non mi conosce, è difficile perché Seminario a Termini Imerese sono conosciuto da tutti. Io sono un poeta che a Termini sono sconosciuto, però sono a livello internazionale, sono stato in America nella comunità italiana a dire le mie poesie. Queste due poesie sono dedicate particolarmente ai termitani che vivono fuori di Termini e io lo dico con il cuore aperto. Sicilia, terra mia ruci, di quando io partì non hai pace, che ossai passo tempo a lontananza, più forti sento a tua mancanza. La colpa non è mia, grida m'amore, quando penso a te sento un dolore, dolore che tormenta vita mia, che sogno costretti a vivere lontanità. Penso paese mio, a casa mia, onde regnava sempre l'allegria, tutta assettata intorno al tavolino, era vacante e ne pareva chino. Eremo felici e eremo contenti, pure con un tavolo non c'era niente, ma eremo felici in compagnia che non soffrivamo questa nostalgia. Ma ogni giorno fu costretto a emigrare, perché travaglio non ne potevo trovare, e la famiglia mia poter sostentare. Spero che il progresso e l'evoluzione arrivano un giorno nelle nostre zone
e i nostri figli fossero più fortunati con avessero a percorrere le nostre strade, strade delle migrazioni, e potessero vivere felici nelle nostre zone. Questa è dedicata ai termitani che vivono fuori della nostra città e io li amo a tutti. O Termini, chi malinconia, io che stai lontano di tia, mi viene sempre in visione o chiani bagni, o belvedere e a stazioni. Nelle immagini potete così ammirare lo splendido parco macchine che hanno suscitato per 3 giorni ed in giro per la Sicilia i consensi e le considerazioni dei numerosi appassionati della Casa del Cavallino. Pensate un po', nel parcheggio accanto al Grand Hotel delle Terme, sorvegliate da parecchi agenti, c'era qualcosa come circa 30 miliardi di tecnologia sulle 4 ruote di questa splendida Gran Turismo. Il pezzo pregiato di questo parco macchine era senz'altro la favolosa F40, che si può considerare una vera e propria Formula 1 vestita. 500 cavalli di potenza, biturbo, 12 cilindri, doppi ammortizzatori regolabili, appendici aerodinamiche molto spinte ed una velocità finale di 340 km/h per questo bolide della strada, costruito in soli 400 esemplari e stimato oggi intorno ai 3 miliardi. Da sottolineare anche la presenza di una 308 GTO, 200 esemplari costruiti, antesignana dell'F40 con parecchie soluzioni di quest'ultima. Presenti inoltre parecchie testa rossa, 308 GT e GTS, alcune vecchie Dino, delle Daytona e delle Mondial, per poi concludere con la vittoriosa Formula 1 di Nigel Mansell nel Gran Premio d'Ungheria dell'89, vettura questa montata da Agrigento per sosta vietata da 2 solerti vigilesse, e meno male che hanno dimenticato di includere a quest'ultima la mancanza di targa, bollo, assicurazione o la mancanza di fari, parafanghi e delle marmitte rumorose. Insomma, anche questo fa parte del gioco. Qui con noi abbiamo Roberto Grasso, vicepresidente del Vela Club Termini Merese, anche lui peraltro tra i partecipanti col Catamiamoci di questa regata dei 3 golfi. Parliamo un po' di questo attrezzo, lo chiamo, di questa imbarcazione, il catamarano, cioè quali differenze ci sono tra le normali imbarcazioni e il catamarano? Il catamarano praticamente è un'imbarcazione con 2 scafi uniti da un telone. È un'imbarcazione usata per lo più in Australia, ma ormai ha preso piede in tutto il mondo, specialmente in Europa, specialmente in Francia, è molto diffuso in Francia. È un'imbarcazione molto leggera e discretamente veloce, relativamente veloce. Ecco appunto, cioè, quali vantaggi ha rispetto ad una normale imbarcazione o quali svantaggi a secondo i casi? No, vantaggi sono un'ottima abitabilità, difatti è possibile salire in 10-15 persone poi, molto comodamente, che è utilizzabile praticamente dalla poppa alla prua. Questo mio non ha la cabina al centro, quelli molto più grossi sono anche cabinati al centro. La possiamo vedere pure più da vicino? Magari sì, abbiamo visto qua delle inquadrature in fase di attracco. E, diciamo, è agevole la manovra con questo tipo di
l'imbarcazione oppure ci sono delle particolari difficoltà? Ah, vabbè, le difficoltà sono ovviamente l'attracco, perché è abbastanza larga, quindi difficilmente troviamo posto nei porticcioli italiani e anche qui siciliani. Comunque, non, oltre questo, come manovrabilità, insomma, è identico a qualsiasi altra barca. Il problema è solo l'attracco in porto. Se il porticciolo è abbastanza piccolo, ha bisogno praticamente del posto di due barche. Un'imbarcazione larga. Sì. E così a prima vista mi è sembrato che ci sia un po' scarsezza di vento oggi. Questo vi ha creato dei particolari disagi, oppure questa è una grossa imbarcazione, praticamente riesce a veleggiare anche con questo un po' di vento, diciamo, che non è poi... Ma oggi non c'è stato molto vento, ma comunque neanche poco, perché gli anni passati la situazione del vento era peggiore, specialmente passato Capo Zafferano non travamo più vento. Oggi c'è stato un tratto di poco vento, però poi si è ripreso e quindi abbiamo veleggiato tranquillamente. L'unico mio problema che ho trovato in regata è questo, è risaputo, praticamente il catamarano non riesce a stringere il vento, cioè andare di bolina, e quindi siamo stati handicappati per questo. Ecco, allora ci sono i lati negativi in un catamarano, ci sono, non riusciamo a stringere il vento ovviamente come le imbarcazioni normali. Tutto come un vecchio racconto che si era perduto nel tempo, e i ragazzi hanno riannodato fatti e momenti, trasportando tutti con un tuffo nel passato alla ricerca del tempo che fu, quando lì, nella civiltà contadina, sbocciavano amori semplici e genuini. I ragazzi hanno raccolto decine di oggetti che furono tanto cari alle loro nonne, ed hanno magnificamente animato i vari momenti, regalando a tutti un pizzico di struggente nostalgia per una civiltà che scompare, travolta dalla prepotente avanzata di una civiltà nuova caratterizzata dalla dimensione tecnologica. Questa ricostruzione ha ispirato Giuseppe Scirì con questi versi. Uomini e donne, casite presente, avvicinate e facite avanti, grapite l'occhi e stateci attenti, che cose antiche ce ne avemo tante. Avvicinate canti, stagnonata, unici sull'attrezzi di una vota, di la cucchiara fino alla pignata, cucchia schitelli e bummoli di crita. Ci sono attrezzi dello contadino che ne riportano un tempo lontano, facia sacrifici lo mischino, seminando e mettendo con le mani. E le campane delle vaccaredde facciano allegare monti e badde, con le agneduzzi e le pecoredde e le pecorara sopra le cavadde. Ci sono attrezzi della femminedda, dello setaccio fino alla maidda, quando non bastava qualche codoredda per accontentare la sua piccelidda. Con la farina che c'era una volta che si passava lo crivo di sita, lo mulino girava con la rota e c'era delle carese lita. Ci sono le rite delle pescature che per mill'anni fecero sfamare le poveredde e le creature con le pisciuzze che donano mare. Ora vi prego, signore e signore, che queste attrezze sanno a conservare, passando tempo acquistano valore e altre gente le può ammirare. Vedendo da queste attrezzature, le giovani moderne hanno a pensare con quanto sacrificio e quanto amore si scottava lo pane per mangiare. Vi chiedo scusa se questa scrittura non si capisce abbastanza chiara, perché non sogno un uomo di cultura, ma non me lascio con la bocca amara. Ve la lascio accostendo al più bello, sogno Giuseppe e passo lo bedello. Allora, siamo alla questa manifestazione felicemente organizzata dal Leo Club, una mostra fotografica con un raduno d'auto d'epoca molto simpatico, e la città di Termini Imerese è molto sensibile a questo genere di cose. La mostra fotografica riguarda un po' la Targa Florio, che si è conclusa in questi giorni, la storia, come tutti sappiamo, con la vittoria appunto di Apache. Ma andiamo senz'altro a presentarvi questo servizio con la collaborazione di Nando Cimino e il suo blocco Fotes. Quando corre Nuvolari mette paura, perché il motore è feroce, mentre taglia Ruggello la pianura. Come tortiglia, tutta la polvere spazzata via.
quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore, e finalmente quando sente il rumore salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile.